alla seconda edizione del progetto di educazione ambientale Ecosistema Spiaggia, proposto da Ispra per le scuole. Quest'anno abbiamo esteso l'utenza alle scuole materne. Le attività proposte erano soprattutto improntate sul gioco e su presentazioni prevalentemente formate da foto e da video. L'Ispra è l'Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, un nome lungo. Nel nostro istituto si studia la natura, si studiano le rocce, la spiaggia, il mare. Vi piace vero andare al mare? Sì! Qualcuno di voi, quindi, mette la testa contro l'acqua? Sì! E gli occhi li aprite? Ditemi un po' che cosa vedete allora. Al mare di Londra, il famoso mare di Londra. E di che altro colore conoscete? Arancione. Un po' rossa, un po' arancione. Questo è la fine del mare. Sì, io li ho visti tutti i colori. Una sabbia così, fatta di sassi, l'avete mai vista? Io sì, io sì. Come si chiama? Questa? Fatta solo di conchiglie? Sì. No. Sono state sottoposte ai bimbi diverse sabbie di diversi colori, di diversa granulometria e poi un esperimento per far conoscere le proprietà magnetiche della sabbia attraverso un magnete. Inoltre sono state anche forniti appunto diversi tipi di sabbia che i bambini dovevano toccare per sentire la granulometria, cioè la differente grandezza dei granelli di sabbia. Gli incontri previsti erano tre. Il primo incontro consisteva in attività da svolgere all'interno delle classi, in cui appunto venivano mostrati video e fotografie intervallate da attività manipolative. Un'altra attività proposta è stata toccare ed annusare le piante presenti sulla duna. È stato spiegato loro i differenti tipi di adattamenti che queste piante hanno all'ambiente dunale ed inoltre sono state proposte appunto delle piante con le spine, con le foglie più o meno spesse, grasse, delle piante grasse per poter capire le differenze di queste piante sulla duna. Sono state fatte anche annusare per sentire le differenti fragranze che hanno queste piante. Sono stati inoltre proposti materiali raccolti sulla spiaggia come conchiglie di varie forme e dimensioni.
In campo, quando siamo andati sulla spiaggia, i ragazzi hanno potuto osservare diciamo dal vivo ciò che avevano visto o su video oppure avevano toccato durante le lezioni in classe. È stata mostrata loro una duna, per cui che era una montagna di sabbia, è stata mostrata la vegetazione e le sue caratteristiche peculiari, e i più fortunati sono anche riusciti a vedere qualche insetto che vive sulle dune. Un'altra attività che si è svolta sulla spiaggia è stata la ricerca di animali che potevano vivere appunto in questo ambiente, come dei piccoli gamberetti o dei piccoli vermi che si trovano all'interno della sabbia, nonché la raccolta di conchiglie e di tutto il materiale spiaggiato che il mare aveva portato nei giorni precedenti. Nelle attività proposte sulla spiaggia non potevano mancare i giochi, ovviamente, e sono stati proposti giochi didattici e abbiamo proposto un memory umano in cui i bambini sono stati separati in gruppi. A un gruppo è stato applicato un cartello con un animale e un altro gruppo doveva indovinare le due coppie di animali uguali fra i due bambini. Un altro gioco che è stato proposto è stato il rubabandiera. I bambini dovevano rubare, invece della bandiera c'era un ciuffo di Posidonia. E poi è stato proposto un gioco che era la simulazione di un fiume che portava la sabbia al mare. Ad ogni bambino è stato dato un contenitore all'interno del quale è stata messa della sabbia e che doveva versare nel barattolo del bambino a fianco fino a quando non arrivava l'ultimo bambino che faceva finta di versarlo nel mare.